Buonasera a tutti, iniziamo questo backstage sulla 33. È un altro anniversario di quest'anno, è ricchissimo l'anniversario della 33, abbiamo visto l'AutoC competizione, ci sarà la Giulia Spring GT, ma anche l'AutoDelta la prossima tra due settimane e la nascita del quadrifoglio che compie 100 anni. Però in un certo senso l'Alfa 33 è un po' backstage, perché è forse la prima volta che se ne parla al museo e una delle prime volte che se ne parla in generale, almeno con questa partecipazione, che quindi dimostra come anche questa vettura sia più che matura per diventare una delle più collezionate. Ma prima di partire con la nostra conferenza vi lascio a un video che era stato fatto quando la 33 è nata. We'll be right back.
La qualità del video ovviamente non è quella che avremmo voluto, ma i nastri magnetici si stanno danneggiando poco per volta e li stiamo in qualche modo restaurando, la prossima volta sarà migliore. Arriviamo però alla nostra 33 che compie 40 anni e la 33, come tutte le vetture, ha avuto una serie di condizioni, ha avuto una serie di filoni progettuali che l'hanno originata e ovviamente non si può che partire dallo stile, anche se lo stile che viene fin dall'inizio comunicato con quest'idea della linea spezzata dei due volumi e mezzo, tanto che tutta la comunicazione verrà fatta ruotare intorno a questa linea ed è anche il disegno che abbiamo voluto fare durante il nostro flash mob, ha delle origini che devono per forza derivare da quella che è l'antenata del 33, o meglio la vettura da cui deriva direttamente l'Alfa Sud, tanto che la parentela fra le due vetture è molto stretta. Su tutti i progetti, i bozzetti, sui documenti che abbiamo legati allo stile viene sempre chiamata Alfa Sud 2 e i primi prototipi derivano anche, almeno quelli di stile, da scocche dell'Alfa Sud che vengono modificate con quello che viene introdotto. E in particolar modo quello che viene introdotto è la parte posteriore allungata rispetto all'Alfa Sud. In questa prova fatta alla Galleria del Vento di Pininfarina si vede come in effetti i test venissero ancora fatti con delle scocche dell'Alfa Sud con apportate successivamente le modifiche. E all'epoca Ermanno Cressoni, a capo del Centro Stile, soprattutto durante la presentazione, spiega in molti modi il senso di questa linea, che non era solamente un segno grafico, ma era anche la volontà di dare qualcosa in più rispetto alle compatte a coda tronca che stavano spopolando sul mercato, soprattutto della concorrenza, senza però andare a invadere il mercato delle berline tre volumi più classiche. Quindi il due volumi spezzato sembrava essere la soluzione capace di ottenere entrambi i vantaggi, posizionando la 33 un po' più in alto rispetto a quello che aveva visto fare l'Alfa Sud. In realtà alla linea definitiva della 33 non si arriva immediatamente, anche se si arriva molto presto. E infatti la prima maquette che viene comunicata e che viene utilizzata fino nell'83, al momento della comunicazione e della presentazione, ha delle forme che sono molto lontane da quello che poi sarà la 33 che conosciamo, che abbiamo qui davanti oggi. Ha delle linee molto più arrotondate, non ha ancora questa configurazione due volumi spezzato e richiama solo lontanamente l'Alfa Sud. Questo è un modellino che viene usato molto spesso per far partire durante la presentazione della vettura, sulla cartella stampa, il progetto dell'Alfa Sud, della 33, scusate. In realtà era già un progetto che non viene scartato dall'inizio, ma rimane in ballo fino a quando non viene scelto il prototipo definitivo. Questo lo possiamo vedere da questi scatti di modelli in 1-1 del giugno del 1979, quindi molto prima della presentazione della vettura, dove ancora vengono portati avanti entrambi i progetti. Uno più legato a quel modellino che abbiamo visto prima, con delle linee più tondeggianti, soprattutto nel posteriore, anche se nella parte anteriore è molto chiara la parentela con l'Alfa Sud, mentre il secondo inizia ad assomigliare molto da vicino a quella che sarà la 33. Una volta completato questo studio, alcune piccole particolarità che il modello di stile aveva, come i gruppi ottici posteriori che in questo prototipo erano divisi da una fascia in colore della carrozzeria, e ancora di più negli interni che invece avevano un layout molto diverso, molto avveniristico e geometrico, vengono poi abbandonati e si arriva alla soluzione definitiva, che soprattutto negli interni non è affatto conservatore, al contrario è un atteggiamento molto innovativo. La famosa plancia Cressoni della prima serie era molto innovativa, con la strumentazione solidale con il piantone dello sterzo, una serie di isole geometriche poste sul tunnel centrale. Era un design degli interni molto, molto particolare, anche se poi verrà abbandonato successivamente
prossimamente sulla vettura. Ma arriva rapidamente il giorno della presentazione, anzi i giorni della presentazione, perché le presentazioni in realtà sono due. Una in grande stile viene fatta a Monte Carlo con un vero e proprio spettacolo, diciamo che nella linea di quello che l'Alfa Romeo faceva fin dagli anni 50, cioè delle presentazioni molto spettacolarizzate e incapaci di attirare l'attenzione anche delle testate e del pubblico, si inserisce questa presentazione di Monte Carlo, fatto con le gemelle Kessler, fatto con 400 invitati in una serie di serate, che però lascia pochissime tracce sulla stampa. Gli invitati ci vanno evidentemente, ma a parte qualche trafiletto sugli ausorgano dell'Alfa Romeo, in particolare su Alfa Notizie, e pochissime persone che ne parlano al di fuori, di questa presentazione di Monte Carlo, di cui si ha la foto appunto tratta dall'archivio di Alfa Notizie al piano di sopra, non ci sarà praticamente altra risonanza. E ufficialmente la presentazione della 33 verrà richiamata da tutte le testate giornalistiche nel secondo evento, che prende il via esattamente il giorno dopo a quello di Monte Carlo, ma in un'altra località, vicino a Venezia, sul litorale del Cavallino, non lontano da Jesolo. Lì verrà fatta la presentazione stampa e quindi non ci saranno più quattro vetture che verranno messe sul palco con molti effetti speciali, ma ci saranno 40 vetture in prova ai giornalisti, quasi tutte quadrifoglio oro, quindi le 1500 più lussuose, ma anche qualche 1003. In questo caso invece ci sarà un grande seguito di reportage della stampa, sulle televisioni, sulle testate, che in parte si allineeranno, come vedremo tra un attimo, a quelle che erano le informazioni date dall'Alfa Romeo stessa, in parte solleveranno un attimo il dito e faranno delle critiche o delle osservazioni positive sulla vettura. Ma per capire che cosa doveva andare a rappresentare la 33 bisogna un attimo analizzare quello che era il mercato nell'inizio degli anni 80. Innanzitutto l'Alfa Romeo era ben lontana dall'essere in un periodo d'oro, anzi era un periodo che, come i giornali non smetteranno di sottolineare, era un periodo in cui si aspettava il rilancio dell'Alfa Romeo, cioè l'uscita da una crisi che stava incominciando ad essere molto sensibile. E il mercato all'epoca aveva tutta la sua segmentazione, ma in particolare il segmento delle compatte medie, quelle che oggi chiamiamo il segmento C, era un segmento in piena ascesa, aveva circa il 30% dei volumi, il 28% in Europa, con 500.000 di macchine vendute all'anno solo in Italia di quel segmento, per cui sembrava essere la strada giusta da percorrere. Ma d'altra parte l'Alfa Romeo doveva un attimo ripensare se stessa per dare una gamma che soddisfasse quelle che Innocenti descrive come tre colonne portanti della nuova Alfa. La prima colonna doveva essere quella del miglioramento della qualità costruttiva. Sappiamo tutti quello che si è fatto e si è detto dell'Alfa Sud, tutto quello che era stato. Sappiamo anche che il mercato dell'automobile in generale cambia in quegli anni e la qualità è costretta a fare dei passi in avanti consistenti, la qualità costruttiva ma anche la qualità percepita, quindi la cura degli interni, le dotazioni, che la concorrenza estera iniziava ad avere molto più valide di quelle dei competitori italiani. Il secondo pilastro era un pilastro industriale, cioè bisognava saturare la capacità produttiva, trovare il modo di rendere attivi gli stabilimenti, spingerne la produzione, riorganizzarli e insomma portare l'azienda ad essere efficiente. Mentre il terzo pilastro era quello di ripensare la gamma, che non doveva essere più monomodello con tante versioni come era stato per l'Alfa Romeo storicamente nel dopoguerra. Quindi noi immaginiamo la Giulia, che era un modello con tutta una serie di derivate, sia per la berlina sia per le coupé, le spider eccetera, ma tutte facevano capo alla famiglia della Giulia. La stessa cosa era stata per l'Alfetta, la stessa cosa era stata per l'Alfa Sud in un certo senso. Invece la concorrenza straniera aveva
e stava, il mercato stava cambiando, richiedendo dei modelli specializzati, ovvero un modello per ogni segmento, un modello per ogni nicchia di mercato e non solamente una versione. Per cui la gamma dell'Alfa avrebbe dovuto articolarsi molto di più su diversi modelli, e per farlo bisognava fare attenzione a non sovrapporsi, e questa è la ragione per cui si pensa che lo stabilimento di Pomigliano, o comunque l'area napoletana, ancora non era chiaro la nascita dell'Arna, di cui abbiamo parlato qualche mese fa, dovesse produrre 180.000 vetture all'anno, divise fra Alfa, la nuova Alfa Sud, quindi l'Alfa 33 che doveva essere presentata, e la sua coetanea Arna. Per far ciò la 33 avrebbe dovuto spostarsi leggermente verso l'alto, essere un po' più rifinita, un po' più costosa, avere potenze installate superiori, in modo da avvicinarsi alla gamma dell'Alfa Nord. Infatti una versione a 3 volumi, una berlina vera, si era anche ipotizzata in quegli anni, ma doveva soprattutto aprire una finestra di mercato invece per la base della gamma che era rappresentata dall'Arna. L'obiettivo delle 180.000 vetture diciamo che non si è raggiunto soprattutto per la mancanza dell'Arna, perché poi la 33, se si mettono insieme le berline e le giardinette, le Sportwagon, diventa la seconda vettura più venduta di tutta la storia dell'Alfa Romeo dopo l'Alfa Sud, appunto. Però le cose poi vanno in un modo leggermente diverso, almeno per quanto riguarda l'idea di articolare la gamma e far avere successo a tutti i tasselli, perché invece gli altri pilastri della 33 vengono ampiamente soddisfatti. La 33, nonostante derivi dall'Alfa Sud, è una vettura dalla qualità percepita e costruttiva decisamente migliore, questo lo vedremo tra un attimo, ma e anche il sistema produttivo viene ridisegnato. Ma la 33 si porta, e questo non solo al lancio, ma durante una carriera che è molto lunga, si porta anche, si lega a una serie di innovazioni, che siano innovazioni tecniche o innovazioni di mercato, ma che si legano alla 33 più che ad altre vetture. La prima innovazione, se vogliamo così definirla, è la giardinetta. Sappiamo bene che una giardinetta, anzi una versione promiscua, esisteva già della Giulietta, che è una versione giardinetta chiamata in vari modi a seconda della destinazione d'uso, era stata fatta per la Giulia. Però parliamo sia come volumi e sia come posizionamento sul mercato di nicchie, e anche il tentativo fatto con l'Alfa Sud si risolverà in un numero estremamente ridotto di esemplari prodotti. Quella della 33 invece è un ripensamento profondo del concetto di giardinetta, che non è più un veicolo che deve essere puramente funzionale, ma al contrario si rivolge a un pubblico che è diverso, ma non è per forza professionale, non è per forza un pubblico che ha bisogno di trasportare. Al contrario, è un pubblico che usa la capacità di carico, la versatilità di una giardinetta per altre attività, per attività sportive, per portarci in giro il cane, per metterci gli sci, per mantenerci sulla bicicletta. E questi non sono esempi che faccio io, sono esempi che fa l'Alfa Romeo quando comunica la giardinetta. E in breve le versioni giardinetta, poi ridenominate Sportwagon più avanti, diventeranno una delle spine dorsali della gamma della 33, cambiando non solo il posizionamento del concetto di giardinetta sul mercato, ma addirittura spostando verso l'altro il posizionamento della 33 stessa, che nelle versioni giardinetta non vedeva più le versioni funzionali, ma le versioni un po' più raffinate e lussuose. E la giardinetta, come vedremo, accompagnerà la storia della 33 per tutta la produzione. La seconda innovazione è quella della trazione integrale. La trazione integrale era già stata ipotizzata ai tempi dell'Alfa Sud, ma è con la 33 che entra in produzione, e non solo entra in produzione, ma si sviluppa, perché da trazione integrale con innesto meccanico con una leva si passa al giunto elettromagnetico e poi a una trazione integrale di tipo moderno, la Permanent 4, quindi con giunto viscoso, e anche in questo caso l'idea stessa di trazione integrale cambia.
Alla prima presentazione della 33 4x4 ancora si accenna all'idea di per togliersi dai guai in caso di fango, in caso di neve o in caso d'altro, ma subito dopo la comunicazione cambia in maniera molto rapida e si incomincia a valorizzare la trazione integrale come quello strumento che permette di vivere delle esperienze diverse e quindi vivere la montagna, vivere la caccia. All'epoca ancora si poteva dire sulla comunicazione di un'azienda, e vivere tutte delle attività che hanno a che vedere con il tempo libero. E non a caso la giardinetta e la trazione integrale vengono comunicate molto spesso insieme, perché la versatilità dell'una e la sicurezza dell'altra comunicavano quel concetto di tempo libero in senso molto, molto ampio. E anche una giardinetta è una stazione integrale urbana, se vogliamo. Il passo successivo, con la Permanent 4, che poi diventerà la Q4, invece sarà quella di trasformare la trazione integrale in una dotazione sportiva a tutti gli effetti. D'altra parte, gli anni sono passati e sono gli anni anche in cui le grandi supercar incominciano a guardare la trazione integrale per far fronte a potenze sempre più alte e necessità di avere una guida sempre più sicura. E quindi abbiamo una trasformazione definitiva che sdogana la trazione integrale per un'Alfa Romeo sportiva, tanto che poi all'inizio degli anni 90 si deciderà che tutti i modelli dell'Alfa Romeo avrebbero dovuto avere una versione a trazione integrale, e lì avremo la 164 Q4, la 155 e così via tutte quante. E infine abbiamo un'ultima innovazione che sulla 33 debutta forse un po' in ritardo rispetto alla concorrenza, che è la testata a 4 valvole, che debutta proprio sul boxer 16 valvole, sul 1007. E anche in questo caso parliamo di un'innovazione che viene alla luce su quella che doveva essere ormai l'Arna era fuori dai giochi, era di fatto l'entry level dell'Alfa Romeo in quegli anni, ma che proprio sulla vettura che stava vendendo di più e che in certo senso aveva la maggior carica innovativa in quel periodo, vede la luce per poi in anni successivi espandersi a tutta la gamma, perché bisognava pur rimanere al passo con i tempi. E questo è un po' quello che chiunque può capire della 33 leggendo la rassegna stampa, leggendo la guida al prodotto, leggendo tutti i Deplian, leggendo tutto quello che c'è da vedere e studiando il progetto. Ma poi sappiamo che c'è sempre una parte che non si può leggere e che per conoscere bisogna chiedere a chi queste cose le ha vissute per davvero, che quindi potrà anche dirmi che ho detto delle stupidaggini. E anche questa volta ho il piacere di chiamare sul palco i nostri ospiti di oggi. Amedeo Felisa non ha bisogno di presentazioni, ma lo voglio presentare come quello che qui è stato molto importante, è stato il capo progetto della 33 e in un certo senso è il papà di questo oggetto che oggi, come avete visto, ha molto successo. Poi chiamo Pasquale Oliveri, che non solo anima ed ex direttore del museo, ma anche lui ha detto la sua sulla produzione della 33. Lino Bondesani. Anche lui della progettazione della 33 e proprio della parte che riguarda il miglioramento della qualità del prodotto, quindi benvenuto. E poi, anche se non ci ha messo le mani all'epoca, Leonardo Olivari, che è un cultore del modello, che ha recentemente anche firmato un libro sulla 33, che da questa parte a cui chiederò di raccontare un altro aspetto della 33. Abbiamo detto di come si sia differenziata la gamma cercando di articolarsi su diversi modelli, ma un'altra innovazione, per così dire, che la 33 porta è la nascita delle serie speciali e in generale di un aggiornamento continuo e di dettaglio della gamma, che darà origine a un numero elevatissimo di versioni
versioni, sottoversioni, aggiornamenti e poi serie speciali. Un numero in cui è anche difficile districarsi e quindi Leonardo ci potrà dare una mano. Dunque, è difficile fare delle domande, ma la domanda va fatta al papà del progetto. Come nasce la 33? Ma dunque io poi mi ricordo la 33 della seconda parte della vita, perché io sono entrato in Alfa Romeo nel 72, poi però verso la fine degli anni 70 me ne ero andato e sono rientrato quando Fiat ha ricomperato Ferrari, ha comperato Alfa Romeo e mi aveva chiesto di rientrare e fare il capoprogetto della 33, quindi io, che era la seconda serie della vettura, quindi io mi ricordo abbastanza quella fase della nascita della vettura, e poi che poi all'epoca con l'arrivo di Fiat era stato inventato l'organizzazione per team e quindi c'erano i responsabili dei team di sviluppo delle vetture e io ero responsabile dello sviluppo della vettura. A quell'epoca poi ho conosciuto questi signori qua che rompevano le balle dalla mattina alla sera e quindi la cosa è nata in questo senso. È aperto. Ma ecco, direi che poi noi l'abbiamo dato in prestito alla Ferrari, l'ingegner Felice, quindi è colui che ha costruito tutte le Ferrari di produzione negli ultimi quanti anni, Amedeo? Insomma dal 90 in avanti. Dal 90 fino a pochi anni fa, quindi l'abbiamo dato in prestito, adesso è tornato a casa, insomma. Anche se non, continua a lavorare. Essenzialmente non ne potevano più questo. Onde? Aspetta che arrivo con il microfono. Abbiamo parlato della... Ok, grazie. Abbiamo parlato della ricerca della qualità e tutto, ed è stato un processo che diciamo è stato vissuto in diverse fasi e con diversi punti di vista. Sì, con la 33 praticamente abbiamo cominciato a seguire l'evoluzione non tanto dal progetto alla industrializzazione subito, ma praticamente prototipizzando tutta la componentistica prima di dare l'avvio all'attrezzamento definitivo. Quindi questo ci ha consentito di ridurre notevolmente i problemi qualitativi e soprattutto avere il tempo tecnico per poter fare delle modifiche sostanziali qualora ci fossero stati dei problemi rilevanti. Quindi questo ci ha consentito poi di arrivare all'avvio produttivo con molto meno problemi rispetto alle versioni precedenti e quindi poi l'abbiamo seguita durante tutto lo sviluppo nello stabilimento di Pomigliano per alcuni mesi ed è stata direi un'esperienza molto bella. Quello che racconta Bondesani è stata la partenza, allora era ancora tutto qui ad Arese, di un cambiamento del metodo di lavoro sulla carrozzeria. L'Alfa Romeo è sempre stata essenzialmente la meccanica e dopo un certo punto, direi da una certa data in avanti, si è capito che la carrozzeria diventava un elemento fondamentale per riuscire a recuperare la clientela. Quello che era stato fatto con Bondesani era stato creare praticamente ad Arese un reparto dove venivano montati e smontati i prototipi per riuscire a verificare se era quello che usciva dai disegni della progettazione era corretto oppure richiedeva delle modifiche. Quindi è stato il primo momento in cui l'Alfa Romeo è passata da disegnare la carrozzeria a progettarla in una maniera molto seria. All'epoca l'Alfa Romeo curava lo stile della carrozzeria, ma la parte di progettazione di carrozzeria era una cosa un pochettino embrionale. All'epoca, direi con la definizione del settore che si occupava della verifica progetto, aveva lo scopo di verificare che i disegni fossero correttamente realizzati e quindi realizzava degli oggetti, dei modelli, dei prototipi e li montava insieme in modo da poter verificare che la qualità dell'accoppiamento o la qualità del pezzo fosse fatta correttamente. È stato un grosso, all'epoca è stato un grosso passo in avanti. E questa cultura che dice l'ingegnere Felisa l'abbiamo trasportata anche in Fiat, perché non esisteva questa tipologia di controllo e verifica preventiva del progetto legato al prodotto. Ma il progettista progettava, chi doveva produrre quello che era stato progettato, ma le verifiche fisiche non venivano fatte così come invece ad Arese si sono sviluppate. Quindi Arese, come sempre, era avanti anni luce, sia nell'organizzazione sia nei fatti anche di sviluppo. È chiaro che la carrozzeria
era considerata un accessorio, accessorio però alla prestazione, per cui le macchine splendide che sono uscite le ha disegnate il vento, in effetti. Però mi ricordo quando andavo in progettazione, il Carrousel era un Carrousel, insomma, la carrozzeria non era niente di particolare. Però invece, come ha detto lui, l'abbiamo esportata, è la prima vettura che abbiamo fatto anche nella mitica Torino, nelle costruzioni sperimentali di cui ero direttore in quel periodo, è stata la Y. La Y l'abbiamo fatta tutta di verifica progetto. Praticamente abbiamo usato anche la fibra di carbonio, perché era l'unica che ci dava le dimensioni corrette, secondo indicazioni di Mondesani, per simulare quello che sarebbero state poi le lamiere definitive, quindi è costata anche parecchio. Finita la macchina, ricordo che l'abbiamo iniettata di schiume per renderla ovviamente più rigida, l'abbiamo messa in moto e oggi è custodita a Torino come un prototipo funzionante, anche se era, doveva essere statico e basta. Quindi Arese ha insegnato anche questo, sì, nel mondo dell'automobile. L'Alfa Romeo è il motore, le sospensioni, il telaio, eccetera, eccetera. Ma quella della, diciamo della verifica del progetto, della prototipazione è uno dei tanti capitoli che vengono effettivamente presentati. Apriamo una parentesi, la presentazione di Venezia, diciamo, dell'Alfa 33 è stata un qualche cosa che i giornalisti, soprattutto quelli stranieri, definiscono monumentale, in quanto vengono chiamati a parlare più di 20 persone, ognuno dice la sua, e la vettura viene definita paragonandola in alcuni casi allo Space Shuttle, ed è per quello che vi è una famosa foto della 33 di fronte allo Space Shuttle. In molti casi questo viene appreso e, diciamo, come spesso avviene, trascritto dalla cartella stampa, ma qualche giornalista un po' più critico incomincia a dire: ok, la 33 è una bella vettura, si guida bene, è brillante, è di una qualità decisamente superiore all'Alfa Sud, ma paragonare cioè un'evoluzione dell'Alfa Sud addirittura lo Space Shuttle è forse un po' troppo. Detto questo, in fondo a quell'enorme plico di cartella stampa che deriva da quella presentazione altrettanto grande, vi sono anche alcune pagine dedicate alla prototipazione, che però mescolate, diluite in quel mare di informazioni, probabilmente non vengono mai riportate. Si parla di stampi per la prototipazione rapida, di metalli che si fondono a bassa temperatura per poter costruire rapidamente dei prototipi. Ora, noi sappiamo che la 33 è stata un grande passo avanti in termini di qualità, quindi tutto deriva, cioè molto deriva anche da questa capacità di studiare. Non solo, ma c'era anche un problema di tempi, per cui cioè, il discorso di questa prototipazione doveva essere un qualcosa di molto veloce, perché dovevamo rispettare, diciamo, tutte le tempistiche che erano state impostate dall'azienda. Quindi si sono inventati anche molti tipi di materiali nuovi, molti tipi di tecnologie nuove che poi le abbiamo applicate, come diceva prima Pasquale, e via via poi anche la Fiat se ne è appropriato e quindi abbiamo portato. Esatto, sentite parlare di rapid prototyping, ormai è diventato una cosa molto comune, ma noi nel 95 eravamo i primi in assoluto a creare questi pezzi già con le stampanti a 3D, quindi riuscivamo anche a fare una plancia completamente, dal disegno arrivavi al pezzo fisico. È stata una rivoluzione anche più grande del computer, perché addirittura il progettista progettava, trasferivi fatto ovviamente in soft a queste macchine e le macchine ti tiravano fuori il pezzo nel giro di poche ore, una cosa incredibile. Oltretutto lavoravano su tre turni, per cui alla fine vedere una plancia e il progettista averla in mano subito e poterla poi montare e capire che cosa era la fattibilità poi reale in produzione è stata veramente una cosa clamorosa. Siamo stati i primi con la Mercedes, BMW stava iniziando a farlo, Mercedes era già andata oltre, perché poi loro avevano anche delle potenzialità molto elevate nell'industria così della microfusione, no? Noi potevamo al limite fare una testata, io ricordo che ho fatto una testata per la Cagiva partendo da solo dal disegno, dalla matematica, e abbiamo tirato fuori il pezzo poi che era la testata. Poi siamo riusciti a fare invece un basamento motore in un mese, cosa che in tradizionale ce ne volevano quattro.
avendo sempre questa matematica, portandola in un pezzo fisico che poi andava a sacrificarsi nella microfusione, siamo andati a Singelfingen per poi sfruttare una delle loro aziende di microfusione e tirar fuori un basamento in un mese. Ovviamente non dovevi neanche fargli un lavoro, usciva fuori come fosse uscito fuori da una fresa, da un tornio, era perfettamente montabile. E siamo arrivati a oggi che ormai è divulgato questo tipo di utilizzo, no? Quindi 33 effettivamente ha fatto anche storia su questo. Mentre si parla molto di quanto è stato fatto per la protezione delle lamiere, quindi per il miglioramento della qualità rispetto alla corrosione, sia in fase progettuale che in fase produttiva. La foto del processo di Cataforesi è su tutti i Deplian, che cosa succede? Guarda, succede questo, adesso l'Alfa Romeo a quel tempo era divisa in due, Alfa Nord e Alfa Sud, no? Quindi io ero un uomo dell'Alfa Nord, non c'era molta comunicazione, ci legava la progettazione e qualche tecnologo. Noi avevamo il problema della qualità, perché al di là che ha fatto i salti la 33, però non andava neanche più bene la 33, però noi avevamo la Giulietta, avevamo le Alfette che avevano problemi di corrosione legati ai cristalli incollati prima serie, perché le rovinavamo quando al montaggio si mettevano delle molette, andavano poi a incidere la vernice, per cui facevano la corrosione, poi siamo ritornati alla guarnizione in gomma. L'Alfa Sud chiaramente ci aveva rovinato l'immagine a livello internazionale. Io avevo ricevuto il compito dall'allora presidente Cortesi. Ricordo che gli dissi che io volevo andare all'Autodelta perché mi piacevano le corse, sono entrato nel 76, quindi a cavallo dei due campionati mondiali, e lui mi disse bravo, ma intanto adesso le corse se le vado a fare in fabbrica, per cui da una parte devo anche ringraziarlo perché ha aperto una strada, però c'era la necessità di avere anche degli ingegneri non solo in progettazione ma anche in fabbrica che portassero metodo, non tanto competenze, perché comunque c'erano, all'epoca c'erano i cavalieri, non c'erano gli ingegneri nelle fabbriche, a Torino ancora di più, per cui direi che sulla qualità abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato uno utilizzando l'esperienza della Nissan. Infatti io nell'84 andai in Nissan e avevo visto che non avevano impianti migliori dei nostri, tutt'altro. Aveva uno stabilimento che era talmente basso, tarato all'altezza magari dei giapponesi, ma era anche lugubre, e poi avevano dei macchinari del tutto banali e usciva una qualità che noi non riuscivamo assolutamente a tenere. E lì c'erano gli uomini che davano un contributo atomico, perché quando sono andati a chiedergli ma ditemi che assenteismo avete, questi qui non mi rispondevano. Io dicevo guarda se teste di cavolo qua non me lo vogliono dire, e in realtà loro assenteismo non l'avevano. E chiedendogli quanti scioperano da voi, mi diceva nessuno, come nessuno. Chi scioperava aveva una striscia rossa qua sul braccio, perché voleva dire che lui in quel momento lavorava ma era in sciopero. Qui dicevo, oh madonna mia, come ce la fai a fare con questi qua? Però lì abbiamo capito che però l'uomo era un punto chiave nel processo. Noi purtroppo uscivamo, diciamo, dal periodo brutto delle Brigate Rosse, no? Perché siamo anni 80, no? E quindi il clima non era così favorevole, però alla fine la gente aveva voglia di lavorare e noi abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato con la BMW in quel periodo, in modo tale da scambiarci anche i cicli e i processi. Tu parlavi di Cataforesi, Anaforesi prima e poi Cataforesi. E noi ad Arese siamo stati i primi in Europa ad avere la Cataforesi ad alto spessore, che l'avevamo importata dalla PPG americana. BMW era venuta a sapere che noi avevamo questa vasca pilota, perché l'Alfa era sempre avanti, non c'era niente da fare. E allora ci hanno chiesto se potevano venire a verniciare le loro serie 3. E noi li abbiamo accolti, perché con il bello dell'Alfa Romeo che non aveva barriere ideologiche, era veramente un'azienda incredibile dove ognuno si poteva esprimere, no? Non ti metteva dei limiti, potevi anche fare delle cazzate come ne ho fatte. Una volta mi ha minacciato di mandarmi in fonderia l'ingegner Moroni, ho detto no, ingegnere in fonderia no, però eri libero di sbagliare, no? E quindi noi abbiamo detto ben venga la BMW. Dopodiché gli abbiamo mandato le Giuliette in BMW a essere verniciate,
perché loro erano più avanti di noi sulla qualità estetica, e lì abbiamo imparato reciprocamente, uno a proteggere meglio le vetture BMW utilizzando la nostra tecnologia, e noi abbiamo portato macchinari e prodotti della BMW, e insieme tra l'esperienza della Nissan e l'esperienza della BMW abbiamo fatto un salto sulla 75 che ci ha portato a un livello. Non lo raggiungeremo mai perché purtroppo l'industria della lamiera, dell'acciaio in Italia è nettamente inferiore come qualità estetica rispetto ai tedeschi, però abbiamo raggiunto un livello di affidabilità nella verniciatura e anche di qualità estetica che poi con la 64 ha raggiunto il massimo dei massimi. E qui siamo nel periodo dove chiaramente è subentrata Fiat, abbiamo dovuto cambiare anche mentalità e metodologia. Devo dire che loro, quando sono arrivati, mi hanno dato tanta di quella gente che noi avevamo delle strutture snelle. Da me e l'operaio c'erano due livelli, con loro ce n'erano cinque o sei. Ti davano un sacco di gradi, un sacco di soldi, però ti dicevano lei da domani fa solo questo. Noi invece da domani facevamo la qualità, facevamo tutto quello che dovevamo fare sotto la nostra responsabilità. Però ci hanno dato i soldi, hanno detto che dovevamo fare anche meno, per cui viva Dio, ben venga la Fiat, voglio dire. Però ecco, è stato un periodo di evoluzioni. Secondo me una cosa importante che era un po' prima ed era... col progetto Arna, che è stato un disastro sul mercato, perché peggio di così non si poteva fare una macchina, però c'è stato un periodo molto lungo in cui le progettazioni di Arese sono andate a fare esperienza in Giappone, e direi quello è stato un altro passo in avanti, non sulla parte meccanica ma sulla parte di carrozzeria, sì. Perché si è capito che cosa bisognava, la lamiera in fin dei conti ai suoi contenuti sembra tutto facile, ma non lo è, e a quell'epoca i giapponesi erano sicuramente i maestri nella gestione delle lamiere, quindi sono stati un anno e mezzo in cui si è assorbito parecchio dal punto di vista di competenza dei giapponesi sul trattamento della lamiera. Poi la macchina di per sé era una schifezza, ma insomma la competenza è venuta fuori. Qualche mese fa abbiamo fatto uno dei backstage sull'Arna, che è stato un grande successo, perché i backstage servono a raccontare anche le cose non dette, e lì di non detto c'era molto. Abbiamo intervistato alcuni della Nissan, quindi dell'altra parte, che erano affranti per come le cose erano andate, perché ovviamente avevano degli obiettivi che non si sono mai avverati, e probabilmente l'hanno anche presa male dal punto di vista personale, data la cultura che hanno, ma alla fine erano tutti felici di aver usato l'Arna come, chiamiamolo per quello che è, come cavallo di Troia per entrare sul mercato europeo e italiano, che all'epoca erano contingentati, imparare come funzionava per poi scardinare le regolamentazioni ed avviare un mercato che oggi conosciamo benissimo, dei marchi giapponesi. Quindi è positivo sapere che qualcosina l'abbiamo preso anche noi. Vedi, anche lì eravamo avanti, no? Perché hai fatto un primo transplant giapponese in Europa, no? E qui abbiamo dato fastidio ovviamente a una certa casa automobilistica, per cui il prodotto non era poi così elegante com'è, non era tanto una schifezza, perché sennò qualcuno qua era vecchia, che vede era un l'Arna vecchia di stile, come insomma, un Alfa Romeo. No, secondo me il progetto Arna è stato utile per le competenze di scambio, esatto. Di competenze tecniche e tecnologiche. Veramente. Dal punto di vista di mercato industriale era un purtroppo progetto nato morto. Era, no? Infelice, insomma, come... Spedire le scocche e metterle nelle navi è come spedire l'aria senza poterla mettere insieme. No, bisognava spedire i pezzi di lamiera, non le scocche. Però insomma lì di gente a quell'epoca, di gente competente in IRI non ce n'era tanta, e quindi è stato fatto una ricopiatura di un progetto che dice: se mi associo a qualcuno che è molto bravo sicuramente divento bravo. Non è esattamente così facile. Però non abbiamo detto la 33, perché si chiama 33? Beninfige, questo è grave. Questo, no? Si danno per scontate le cose più grandi. Ecco, qui vi racconto un episodio, perché probabilmente sono quelle cose che dici che alcuni sanno ma non tutti sanno, e noi alfisti siamo ansiosi di sapere quello che non si sa sull'Alfa Romeo. La 33 era stato un regalo, la 33 che Chiti ha donato allo stabilimento, ha donato in quel periodo, no? Perché si chiama 33 perché si richiama le vittorie della 33, e lui aveva donato una 33
con i colori della Fernectonic, perché siamo nel 77, ultimo campionato mondiale, con la SC33 scatolata e non TT, telaio tubolare. E quindi Pomigliano, nella hall d'ingresso dello stabilimento, aveva questa 33, perché io tutte le volte che andavo a Pomigliano, per altri motivi, chiaramente mi ginocchiavo davanti a sta macchina, pensando a Kitty, a quello che era. Dopodiché vengo via, eccetera, eccetera, e nel 94-95 vado a Pomigliano e non trovo più la 33. Dico, dove cacchio è andata la 33? Non lo sappiamo, è stata portata al nord, ingegnere, non sappiamo cosa dirvi. Allora vengo al nord, chiedo a Mimmo Magro del museo, mi fa, io non so dove è andata, la cercavamo ma non la troviamo più. Ho detto, porca miseria, non la troviamo più, qui qualcuno se l'è fottuta. in effetti la 33 era arrivata al nord, era andata a finire in un circondario qui, non vi dico dove, perché qualche direttore l'aveva fatta portare al nord. Però Mimmo la cercava ma non si voleva trovarla. Io ero alle costruzioni sperimentali Torino e Arese, ho preso uno dei miei, ho detto, senti un po', insieme ai sorveglianti fate il giro di un raggio di 100 km intorno a Arese, andate a vedere dove cazzo è sta macchina. Alla fine l'abbiamo trovata e ho detto, paghiamo quel che c'è da pagare di affitto, perché sa quanti anni che si è tenuta, e questo ha capito che era meglio che ce la desse, perché comunque. E allora l'abbiamo portata a casa, ed è quella che custodisci tu, ed è la numero 2, che in realtà Kitty l'aveva così truccata da Fernectonic SC, in realtà non era un SC, ma era una TT, perché togliendolo via, l'abbiamo portata proprio a nudo, l'abbiamo rifatta di sana pianta, il motore era un simulacro, aveva basamento, testa e coperchio, però dentro era tutto vuoto. Smontata tutta, rifatta tutta, avevano tirato via i sedili, nei sedili trovavamo una P e una B, e dicevo, ma che cazzo vuol dire P e B? Poi voleva dire Pescarolo e Bell. Mi detto, allora questa qui era la numero 2, la TT numero 2 l'abbiamo ricostruita, quindi la macchina di Pomigliano è rientrata da Arese, lui c'era al museo della numero 2 con il grembiulino bianco. Questo è un piccolo episodio di che non c'entra un cavolo, però con la 33 c'entra, perché di fatto il nome è quello. No, anche lo sapevate, lo sapevi, però magari molti di voi non lo sapevano. Quindi abbiamo recuperato questa macchina ed è funzionante, l'abbiamo portata a Goodwood tutte e due con Merzario X e Pescarolo Bell in quegli anni, e quindi è stata una cosa meravigliosa per Alfa Romeo. No? Quindi dietro alla nota la chiamiamo 33 in onore alla 33 prototipi, c'è anche questa storia. Ma infatti c'era anche un fascicolo che davano alla presentazione con dentro le fotografie delle 33, eh? Ce l'hai? Non l'avete di sicuro, figurati se l'alfista non ce l'ha. Siamo corregionali, quindi scusate il belin, ma è intercalare. No, la 33 ha subito, perché non c'è altro termine, una serie di servizi fotografici che l'hanno paragonata a tantissime cose, dallo Space Shuttle ovviamente alle 33, passando per altri spunti. Vi è stata veramente molta spinta, che è stata, era letta come insomma, l'ultima speranza di salvezza, perché cavalcare il segmento C all'epoca e arrivare a una quota di mercato voleva dire riuscire a rianimare il marchio intero. Assolutamente, che poi ci siamo anche uniti, quindi non ce l'ha più Alfa Sud, Alfa Nord. Ti dico questo, riallacciandomi alla 33 che ha seguito l'ingegnere, no? Sono tutti progetti di Cressoni, no? Come grande nostro stilista. Noi forti del successo che avevamo avuto sulla 164 commerciale ma anche qualitativo, perché l'avevamo portata a livello che poteva stare alla pari con le tedesche, perché noi il riferimento ancora oggi per me sono sempre i tedeschi, ma detto questo l'avevamo portata a quel livello lì, e a questo punto è chiaro che cosa fate? Io ormai non mi avevano licenziato, ma avevano fatto crescere. Cosa mi hanno detto? Visto che lei ha ottenuto i buoni risultati per fare la 164, adesso se ne va a Pomigliano per la nuova 33. Anzi, con l'obiettivo di fare la 155, attenzione. Io ricordo che gli avevo detto al mio direttore, ma la 155 è mica un Alfa Romeo.
mi fa, vuol contestare? Mi ha detto in piemontese, ha detto no, ho espresso solo un piccolo parere. Mi fa, è meglio che vada, se no mi fuori dare palle. E quindi io sono andato a Pomigliano. A Pomigliano ho trovato la 33. Lì è stata veramente una cosa importante, perché in genere parliamo di stile, di progetto, però poi se non c'è la fabbrica che lavora e che cerca di non fare, di fare il meglio lavorando sulle 3M, no? Manodopera, mezzi e materiali, no? E quindi è come suonare un pianoforte, tutto deve andare bene, l'orchestra non deve fare stonature. Purtroppo la qualità non era ancora a un livello tale da poter dire portiamo la 155, al di là che piaccia o meno, ma era un segmento superiore, un segmento D. Quindi ci trovavamo dei concorrenti di un altro livello, e questo significava dare anche futuro per lo stabilimento di Pomigliano. Per cui abbiamo lavorato da matti sulla 33, tra l'altro io sono venuto qua con una 33, 1.3V, che vuol dire veloce, che è un carburatore doppio corpo, valorizzato, sto chiuso a tutto, l'ho trovata nuova, praticamente c'ha il cellophane dentro, ma lo stupefacente è che quando ho fatto il passaggio ho visto che era stata prodotta a maggio del 90. A maggio del 90 chi c'era a fare la 33? Il sottoscritto. Quindi ho detto, cazzo, se c'è qualche problema sono tutti i miei problemi. Fortunatamente, stranamente, era una macchina che non aveva problemi, stranamente, e in effetti devo dire che avevamo lavorato tanto, soprattutto sulla verniciatura, perché era estremamente in ritardo, gli sporchi erano molto evidenti, per cui non, addirittura non avevano fiducia che noi riuscissimo a Pomigliano a ottenere la qualità per meritarci il segmento D. Allora ricordo che passavamo giorno, notte con l'ingegnere Leggero, che era uno dei miei dirigenti della verniciatura, per cercare con i capi di elevare il livello, perché al di là delle tecnologie e dei materiali, poi l'uomo aveva ancora un'incidenza estremamente importante. Lavorando sulla gente e sull'orgoglio, che a Pomigliano lo trovi se lo cerchi, avevamo portato un livello che potevamo dire ok, ma in Fiat erano pronti a mandarci, attenzione, le scocche verniciate da Chivasso, nel timore che noi a Pomigliano e a Napoli non fossimo stati in grado di ottenere la qualità desiderata per quel tipo di vettura. Quindi Pomigliano ha avuto la sua vittoria, ha dimostrato che si poteva credere su Napoli, nonostante tutti i casini che erano successi in precedenza, e che aveva un futuro. E questa è la cosa forse più bella che gli abbiamo lasciato. Poi è venuto l'avvocato, mi ricordo, a fare i complimenti e a portare 6 miliardi e mezzo per rifare la nuova verniciatura. Quindi siamo passati da una ipotetica chiusura o a un'offesa, far arrivare dal nord, attenzione, per uno di Napoli è un'offesa mica da ridere, riuscire a fare quello che gli altri non si aspettavano, e dopodiché fortunatamente è nata la 156, ma la 156 è nata grazie alla 33, che ha fatto un salto di qualità tra gli anni 90-92, tale da poter dire la 155, che nel frattempo stava nascendo, aveva beneficiato di tutto quello che avevamo fatto, e quindi Fiat si era convinta di andare avanti e di portare la 156, che poi è stata il vero successo, no? Con Walter De Silva, macchina incredibile. Il colore nuvola non lo faceva Pomigliano, perché non erano in grado di farlo, e glielo forniva Arese. Poi dopo sono stati modificati i prodotti, e quindi è riuscito anche a verniciare a Pomigliano. Ecco, questa 33 è stata una testimonianza della vita di un popolo, di una regione, no? Di una città e di uno stabilimento che ha rischiato anche di essere chiuso, perché nessuno pensava che si potesse fare. In effetti la seconda serie della 33 è per molti versi una vettura nuova, cambia il codice tipo, che è abbastanza raro per le Alfa Romeo, ma in realtà, almeno se stiamo a vedere quello che viene negli archivi dello stile, i primi bozzetti, ma anche i primi modelli della 33 907 sono già pronti all'indomani della presentazione della 33 nel 1983, tanto che si arriva già alla fine dell'84
con di fatto la 907 con le linee definitive, anche se nel frattempo si erano studiate versioni anche molto diverse. Era rientrata, ritornata in auge l'idea della tre volumi, poi abbandonata, quindi con un riposizionamento ancora superiore della vettura, e invece si era anche pensato di ristilizzare soprattutto, come sempre, il frontale e il posteriore con gli stilemi della Sprint, facendo, qualcuno l'ha fatto di voi, ho visto fuori in parata un frontale della Sprint montato sulla 33, non è del tutto nato dall'immaginazione, insomma. Per cui, ingegner Felisa, era lei il capo del progetto della 907? Sì, è stato quando abbiamo deciso di fare questa revisione abbastanza importante, perché non era un restyling, ma era una vettura praticamente nuova, quindi con una serie di risultati decisamente importanti. E poi credo anche quando, con la nascita dello Sportwagon, direi che questo è stato un altro colpo importante per l'immagine e il successo della 33. Credo che sia una delle grosse vetture di successo della famiglia. È quello che dicevi tu, la Permanente è una macchina stupefacente, era eccezionale. Io ricordo che andavamo a provare sulla Incostiera Amalfitana, no? 1007, ma la trasmissione veniva dalla Orto Melara, dal paese da dove viene quel signore qua. Quindi ogni tanto, insomma, avevamo qualche problema, perché mettere in piedi la trazione integrale così evoluta, dovevamo anche gestirla molto meglio in fabbrica che non metterla sul pavimento e poi metterla sulla vettura, sì, perché sì. A Napoli facevamo anche questo. Ma il passaggio alla 4x4 è stato sicuramente un altro contenuto, tra l'altro all'epoca secondo me era la soluzione più innovativa di 4x4. Che sfruttava delle tecnologie che non erano proprio distribuite dappertutto e andavano particolarmente bene per una vettura leggera come era la 33, quindi il tutto era stato sviluppato in maniera coerente. Stupenda con la macchina, stupenda. Tra l'altro si erano cambiati anche i lamierati tra le due serie, cosa che generalmente diciamo, è molto difficile da avere all'interno della stessa vettura, e di solito si coglie l'occasione per, diciamo, cambiare nome. Brava, ma infatti eravamo andati giù con quello scopo lì, cioè lavorare sulla lastrattura, prima sullo stampaggio, perché a volte venivano misurati gli uomini di stampaggio in base a quanti pezzi ora stampavano, no? Che poi andassero bene o no, alla fine usciva quel che usciva, non è che usciva porcheria, però non lo facevano in un'ottica di sistema, lo facevano in un'ottica di ottimizzare se stessi, no? E questo che è un po' un'ottica delle vetture di alto di serie, ma nell'alto di gamma devi guardare più la qualità che non i pezzi ora. Quindi avevamo portato la cultura di Arese, che è stato l'unico in Italia a stampare le lamiere zincate senza neanche un difetto, perché stampare una lamiera zincata, se guardi alla produttività, esce fuori porcheria, perché nello stampare si staccano i pezzettini di zinco che poi vanno a creare dei bolli sulle lamiere, e se tu non sei accorto, una volta le prodotte le mandi avanti, arriva in lastrattura, devono togliere il bollino, arriva in verniciatura, vedi tutto sotto e la macchina è di scarto. Quindi avevamo investito tantissimo proprio sulla lamiera, in parte imparando, come ha detto l'ingegner Felisa, dall'Arna, ma in parte imparando sulla nostra pelle con la 166. Addirittura non era neanche utile mettere le lamiere zincate, Mercedes è sempre rifiutata, ha detto non servono. Noi invece, che dovevamo farci perdonare per tutte le cazzate che avevamo fatto prima, la vendevamo come un'ulteriore garanzia nel processo non corrosivo della macchina. È stato l'ultimo step in modo da migliorare la qualità dal punto di vista delle corrosioni sulle lamiere. Direi la lamiera zincata è stato un altro passo molto importante per risolvere il problema della corrosione sulle lamiere. Mentre, tornando alla vettura e come si pone sul mercato, come dicevamo prima, una delle caratteristiche della gamma è che si diversifica tantissimo, creando, credo, qualche problema a chi la doveva fare, perché gli aggiornamenti, le versioni, le differenziazioni tra una e l'altra sono talvolta anche sostanziali, ma soprattutto dando il via a questa epoca delle serie speciali, che fino allora si erano viste
ovviamente diciamo solo marginalmente. Sì, c'era stata qualche Alfa Sud e qualche Sprint, penso all'Alfa Sud Valentino, alla Sprint Balocco, che davano origine delle serie speciali, ma fino a quel punto la serie speciale era più che altro vista come quella allestita dall'importatore in altri paesi, che dava vita a delle versioni che poi in realtà ad Arese manco si sapeva che ci fossero, perché non venivano nemmeno concordate con la casa madre. Invece con la 33 questo diventa un modo di vendere l'auto, e non solo a fine gamma ma anche durante la vita del prodotto. Leonardo, facci un po' di excursus su quest'epoca. Ma sì, diciamo che rappresenta un'evoluzione la 33 anche nella considerazione che ha l'Alfa Romeo stessa delle serie speciali, perché le serie speciali vengono sdoganate diciamo intorno al decennio degli anni 70, ma se guardiamo delle Alfa Romeo serie speciali degli anni 70 ufficiali decise qua ad Arese non ne troviamo manco una. Le troviamo piuttosto negli Stati Uniti, addirittura la Spider veloce Niki Lauda, l'Alfetta GTV velocissima anziché quella firmata da Andretti, e anche le Alfa Sud tedesche, la Corsa 7 e la Corsa 8. Mentre da noi un costruttore generalista a modo suo, l'Alfa Romeo, perché era più premium che non generalista, anche se faceva un prodotto di grande diffusione come Alfa Sud, era sempre stata un pochettino guardinga, tant'è che su Alfa Sud arriviamo agli anni 80, appunto con la Valentino e con la Junior. Con la 33 diciamo che si comincia allo stesso modo, perché se andiamo a vedere la prima serie speciale veramente decisa in Alfa Romeo è la Silver nell'87. Ma all'estero abbiamo già avuto della roba anche su una base di una vettura presentata da poco tempo. Perché le serie speciali per quale motivo tu le fai? Sono leve di marketing che tu puoi fare in due situazioni generalmente. O quando hai un calo del venduto un po' inatteso, quando la macchina è ancora in produzione piena e recente, oppure quando sai che sta per finire perché c'è o un restyling importante o addirittura, come si dice ora, phase out, run out o qualcosa del genere, cioè andata a fine produzione. Quindi volendo ti svuoti anche un po' il magazzino. Ecco, come la 75 ASN, sì, esatto. Nella gamma 33, diciamo che allora nel libro che tu hai citato ci sono due capitoli addirittura di serie speciali, perché ci sono quelle della prima serie e quelle della 907. Sulla 907 sono quasi tutte serie speciali decise in Alfa Romeo, quale più ricca, quale meno ricca. Arrivando poi, e qui dicevo l'evoluzione fra non le voglio fare, le faccio fare all'estero, ne faccio poche, ad arrivare con le serie speciali 94, che praticamente più che serie speciali sono delle ulteriori versioni fatte appunto per svuotare i magazzini di condizionatori, tetti apribili o quello che sia. La prima serie speciale su questa base qua, che è una 1500 quadrifoglio verde, presentata da un anno, è la Monte Carlo tedesca. Ora, come dicevi tu e come può confermare Pasquale, le filiali estere, diciamo le consociate, è vero che erano un'emanazione della casa, però avevano una certa autonomia, anche perché il mercato francese lo sa meglio la consociata francese di quanto lo potevate sapere qua ad Arese, e quindi si è creata la necessità di mettere a punto magari con materiale reperito proprio in quella nazione, perché la Monte Carlo ha un kit Zender, cerchi da 15, anche quelli mi pare siano Zender o Ronal, ora così a brecchio non me la ricordo, le veloci francese da 95 e 105 cavalli. Sono stimolanti da un punto di vista storico, ma sono difficili, perché il materiale pubblicitario e l'eventuale cartella stampa viene, ecco, vedete quelli lì, abbiamo la Monte Carlo, la prima veloce, là c'è una che è una serie speciale un po' sui generis perché ha uno spoiler che da noi vedremo sulla 1007, poi vabbè di sotto sono quelli ufficiali, però quel materiale lì, quel dépliant della 33 Monte Carlo è fatto in Germania. E tu sicuramente nel pur fornito archivio questo catalogo non lo hai, così come per la veloce, quindi c'è la difficoltà di veramente riuscire a capirle, anche perché poi quando ne vuoi parlare devi parlarne a ragion veduta.
Dicevamo 87 la Silver, perché ancora una volta loro sicuramente in Francia e in Germania avevano più problemi di noi col prodotto 33 a piazzarlo, perché è una vettura un po' particolare come tutte le Alfa Romeo. E poi attenzione, una volta i mercati erano molto più nazionalisti nell'acquisto, quindi una vettura di importazione che fosse un Alfa Romeo, una Fiat o qualcos'altro aveva sicuramente più problemi a piazzare dei pezzi, ecco perché cerchi di movimentare. Nell'87 l'Alfa Romeo aveva un altro problema, di movimentare una versione, quella col carburatore doppio corpo da 79 cavalli, il 1003 quello meno potente, della 33, perché da quando era uscita la 1003 tutti compravano la 1003 che era più potente. La 79 cavalli è rimasta al palo, i tetti apribili in Alfa Romeo non si usavano un granché, e viene realizzata appunto questa Silver. Poi seguirà un'altra Silver l'anno dopo, le fine serie, chiamiamole così, dell'89, là c'è una Red, c'è 1500 TS, Italia 90, unico caso, come dicevi tu, la berlina e la giardinetta hanno due clienti, due tipologie di clienti diversi. La Italia 90 è l'unica che viene prodotta come su unica serie fra berlina e station wagon. E poi diventa veramente, come dicevi tu, una pluralità la serie speciale. La stessa Blue Line, che è l'ultima di quelle dell'89, è diversa a seconda del mercato a cui è destinata. Ci sono i cerchi in lega, non ci sono, è 1003 o i 1005, c'è il tetto apribile, non c'è, vari colori. In fondo voi vedete i Deplian, a parte la Imola, io la chiamo la ritardataria perché io quelle macchine le ho vendute, e fosse stata realizzata prima ne avremmo vendute molto di più, perché un po' di animo sportivo e anche un po' tamarro, diciamo, il cliente ce lo aveva. Ma quelle serie speciali lì diventano poi serie speciali 94, in realtà un ulteriore contenuto di gamma, quindi l'evoluzione in effetti c'è. E poi chiaramente più si avvicini a fine serie, più devi avere leve di marketing per vendere il prodotto. Mentre viene portata avanti da un'iniziativa privata la 33 Cabrio, che tra l'altro abbiamo nell'unico esemplare del prodotto esposto da parte del proprietario, è una cordata di aziende che si mette insieme, collabora e in maniera più o meno riconosciuta, più o meno ufficiale, dà vita a questo prototipo unico. Si è mai pensato di farla davvero? No, io se non lo sai tu che... No comment. Meglio dire no comment. Passati gli anni ormai. Non lo so. Io non l'ho mai vista, è la prima volta che la vedo e sono rimasto stupito. Ho detto, ma guarda qua. Interessante comunque, però non so se è omologato o meno. Adesso, la targa ce l'ha. No, in realtà l'Alfa Romeo emette anche un comunicato stampa sulla vettura, però poi non se ne sa più nulla e in un certo senso si fa un passo indietro, quindi eccola qui. No, invece noi avevamo purtroppo, ma ormai era morto Umberto Agnelli, che è stata un po' una nostra sfortuna, perché credeva molto nello sviluppo dell'Alfa Romeo. Quando abbiamo fatto la GT, e l'abbiamo fatta a Pomigliano, peraltro, Pomigliano ha raggiunto un record di 1050 vetture al giorno, che è un record imbattuto per Pomigliano, una cosa fantastica. Abbiamo fatto anche la GTC, che è nella collezione Bertone, perché volevamo poi fare la GTC e poi fare la GTA. Purtroppo è morto Umberto Agnelli e la nostra vita da liberi alfisti e gestori dell'Alfa Romeo anche in azienda è terminata, è durata due anni e mezzo, tre, con la 159. La Stelvio è nata in quel periodo lì, è nato il Kamal, che continuiamo a vederlo e tutte le volte che lo vedo mi incazzo, perché dovevamo uscire a dicembre del 2005 con quella macchina e siamo ancora oggi a parlare di SUV dell'Alfa Romeo, ecco, tanto per dirvi i disastri che abbiamo combinato, che gridano vendetta. Detto questo, la vita è questa e bisogna prendere per quello. Non la 33, la 33 è stato un grande successo. La 33 è stato un grande successo. E diciamo, è un piacere vedere che la sala oggi si è riempita, la pista si è riempita dei 33 e anche quella che sembrava essere una cenerentola, esatto, finalmente ha il suo momento di luce. È vero, bravo.
È vero, perché non mi aspettavo di vederne così tante. Oddio. Io vi ringrazio ovviamente per la prima parte della narrazione, perché sono sicuro che ci saranno delle domande. Oltre ai ringraziamenti per voi, e so quale allineamento di astri è servito per avere dei personaggi del vostro calibro qui sul palco oggi, cioè, è davvero ringraziarlo veramente, perché ha dimostrato di essere un figlio dell'Alfa. No, no, per quello che abbiamo tolto il microfono. No, vabbè, io ho molto apprezzato il nostro pubblico, sicuramente molto apprezzato. Del nostro pubblico io non posso che essere sempre felice, non posso che ringraziare tutti per aver partecipato. So che alcuni di voi si sono svegliati molto presto, cioè si sono svegliati ieri per essere qua. Abbiamo visto vetture arrivare dalla Basilicata, vetture arrivare dalla Sicilia, e non sono sicuro che siano state trasportate tutte. Ragazzi, bravo. E poi ci tengo a ringraziare Alfa Roma, che ha adottato questo backstage e si è fatta carico di radunare queste vetture. Bellissimo. Quello che state vedendo adesso è il risultato degli sforzi di tutti noi. Ah, che bello. Bestiali. Bene. Quella del flash mob è diventata un'abitudine ormai, quindi ringrazio anche i miei colleghi Marco e Roberto, che poi si mettono lì fisicamente a tirare le righe, ma ormai sono diventati bravi. E ora, se avete delle domande, ovviamente il parterre di questo tipo credo che non si ripeterà facilmente, quindi approfittatene, io vi porto il microfono più che volentieri. Allora, sì, certo. Allora, sono Giuliano Fabbrini, uno dei soci fondatori dell'Alfa Sud Club Italia. A proposito della differenza tra l'Alfa Sud e la 33, c'è una variazione importante secondo il nostro punto di vista, cioè il ponte posteriore dell'Alfa Sud presentava i freni a disco e un sistema di sospensioni un po' più, diciamo così, avanzato rispetto alla 33. Perché fu fatta questa scelta di ridurre questo livello del ponte posteriore della 33, mentre l'anteriore, fortunatamente, togliendo i dischi dal cambio e portandoli sull'esterno, è stato eliminato il problema grosso del surriscaldamento dei dischi, che era uno dei difetti dell'Alfa Sud. Grazie. L'idea fondamentale era di fare qualcosa di molto più leggero, e comunque dal punto di vista di prestazione, se uno riesce a fare l'assetto giusto della vettura, la prestazione è molto buona. Quindi direi la soluzione tecnologica è stata poi usata anche in altre macchine proprio per quello, perché di fatto è una soluzione che di per sé è valida. È un pelino più complicata da mettere a punto, per il resto però è sicuramente una soluzione molto leggera. È mai stato pensato di usare il V6 sulla 33 per una qualche versione estrema? No, direi c'è un'incompatibilità di dimensioni, e poi forse la vettura, vabbè, poi dipende, il V6 ha avuto una vita piuttosto lunga, però il V6 ha delle prestazioni, delle potenze che sono incompatibili con la struttura della 33. Sulla Sprint con 6 cilindri posteriore. Diventa ingestibile. In realtà il prototipo era uno, ma fatto in due declinazioni diverse, una che pure ha un aspetto un po' più sportiveggiante, è in realtà una Sprint con un motore trapiantato al posteriore, la seconda, che invece è tutta rossa e chi ha visitato la collezione può vedere, è una vettura in cui il motore sì è un 2005 che era nato per un Alfa 90, è trasferito al posteriore, ma la vettura è stata rinforzata con un sottotelaio, ha doppi ammortizzatori al posteriore, entrambi quadrilateri, e ha già i rinvii e gli attacchi per il differenziale anteriore, quindi era un'idea di una vettura molto spinta, diciamo che si poteva pensare a una vettura da rally che in quegli anni andava molto, molto di voga. Poi sappiamo che in generale la categoria è stata ridimensionata, la gruppo B è morta e anche il prototipo non ha più avuto seguito. Chitti non ci ha mai tenuto ai rally, dicevano sono cazzate i rally, per cui abbiamo perso un'occasione d'oro, no? Con la GT, no?
perché potevamo battere anche la Stratos noi, no? Con quella col motore vuoto. Ma chi ti ne fregava? Cosa so sta roba qua? Cioè, è la pista e basta. Però le vetture nascono con un certo equilibrio, se gli tocchi quello cambia la vettura, non si chiama più 33, è diventata un'altra roba. Però fai una soluzione completamente diversa. Salve. E come mai non si è pensato di pubblicizzare e vendere un box turbo? Che era in programma, ovviamente, da quello che mi è stato riferito. Bella domanda. Sinceramente, all'epoca il discorso dei turbo non ha avuto quello sviluppo che c'è sulle macchine, sui motori di oggi. Il turbo del periodo della 33 non credo che sarebbe stato un valore aggiunto sul motore. Il motore della 33 è uno dei più bei motori che l'Alfa Romeo ha fatto. Non so se turbizzarlo aveva un senso. Non avevo mai sentito, ma non andava neanche tanto di moda all'epoca i turbo. Come non c'erano i turbo, non erano così sviluppati come sono oggi. Però non se n'era mai parlato di turbo. Cominciavano, ma non... Si era molto prudenti, sì. Francesco Bottari, rimanendo in tema di motore, si era mai pensato di fare un Boxer 2000? Ma piatto con la soluzione piatto dell'Alfa piatto. Sud? Di 8 cilindri credo piatti non credo che ce ne siano in giro molti. No, ma anche questo portato a 2000 di cilindrata, no? Ma diventava un altro motore. Ragazzi, il motore della 33 è nato con che cilindrata? È nato con il 1300. 1200, con l'Alfa Sud. Andare a finire a 1100 e tanto. Poi diventa totalmente un altro motore, non so se ha più senso farlo. Sì, magari potevi anche farlo, però... Domenico Chirico nelle sue dichiarazioni dice di aver lavorato a una versione 2 litri che però aveva già fusioni diverse, per cui di fatto era un altro motore pur con la stessa impostazione. Magari chiedeva degli investimenti in quel momento che non erano neanche più remunerativi. Come è stato anche fatto il Boxer Diesel, attenzione, il primo Boxer Diesel della storia l'ha fatto Picone in Alfa Romeo ed è tra gli oggetti che si può vedere nascosti nel fabbricato. E la Subaru è entrata in produzione pochi anni fa col motore diesel Boxer, ma il primo l'ha fatto Picone come Alfa Romeo. Incredibile, ma non è mai entrato in produzione. Comunque, Boxer 8 cilindri credo che perde una parte dell'ottimizzazione che ha il motore piatto, no? Perché di fatto è fatto per avere dimensioni e ingombri di un certo genere. Fatto 8 cilindri è meglio andare a pensare a soluzioni diverse. Sì, quello sicuro, ma in questo caso non era neanche ipotizzabile. Però portarlo a 2000 magari non era remunerativo, dovevi ridisegnare tutto. Sono Giorgio Bellocchi. Oggi si parla di auto ibride. C'era il famoso prototipo della 33 1500 Giardinetta con la propulsione ibrida. Vorrei sapere se da quell'esperienza era stato poi tratto qualcosa per la produzione in serie. Grazie. No. Direi che non ne so niente. No. Questa è la prova che non seguite i nostri backstage, perché ne abbiamo dedicato uno intero all'ibrido. Ma noi non siamo mai stati operativi. No, in realtà è un progetto che faceva parte di quel corso di progetti finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, che finanziava l'Alfa Romeo in quanto azienda del gruppo, certo, IRI, ma anche altre aziende, certo, per sviluppare delle soluzioni che portassero un beneficio al mondo della mobilità, quindi soluzioni per abbattere le emissioni, i consumi. L'Alfa Romeo aveva lavorato sul CEM, sui taxi di Milano, su molte versioni, si era arrivati fino all'ibrido che prende vita su un Boxer che per la sua conformazione era molto facile, si metteva un motore sopra all'interno della bancata e era un motore ansaldo collegato tramite cinghie, anche questo è visibile nella collezione, però era stato presentato su una 33 Giardinetta quando ormai il progetto era già stato abbandonato, un po' per dimostrare quello che si era fatto in una ricerca che però non era legata esclusivamente alla 33. Giuseppe Galloro,
Alfa Romeo e le auto delle forze dell'ordine, la 33 è stata dotata dalla Polizia di Stato, aveva delle particolari differenze o era una normale auto di serie? Ma dipende, 33 io non mi ricordo, a Pomigliano non c'era in quel periodo, ma sicuramente poteva avere un'elaborazione del motore. Per certo lo so perché avevo come macchina di servizio l'Alfetta, che era blindata e sostanzialmente aveva il motore potenziato. In genere per polizia e carabinieri devi sempre un qualcosa di più spinto, elaborato, era l'auto Delta che poi metteva a punto i motori. Quindi della 33 nel periodo che c'ero io non l'abbiamo fatto. Le macchine erano fondamentalmente abbastanza di serie, c'erano alcune differenze e alcune versioni che tu non potevi avere, nel senso che se tu prendi un'edizione 88, una macchina civetta della polizia marchiata 1500 quadrifoglio verde, che in realtà era una 1500 TI, poi ho visto che c'è una 33 polizia, ha un interno che è quello del primo 1300 restyling e facelift 86, quindi non è certamente l'interno della quadrifoglio verde, quale sarebbe in realtà la meccanica. E qua ti ricorderai, qua quando facevate le 75 carabinieri, gli interni in finta pelle invece che gli interni normali, ma rimanevano ormai modifiche a quel livello lì, non c'erano modifiche come si favoleggiava delle... ovvio, favoleggiava Giulia 1750, ne avete fatte per la finanza o qualcosa del genere, ma lì ormai era più standardizzato, come è standardizzata adesso la meccanica per quelle macchine lì. Ho sentito tante belle parole, più che giuste, ma secondo voi il giudizio dei collaudatori, quelli che hanno collaborato a fare la messa a punto, in percentuale quanti sono valsi? Quanto sono, scusi? Validi. Soprattutto per le macchine di impostazione sportiva, come sono le Alfa Romeo in generale, come la 33, il commento del collaudatore fino alla partenza è fondamentale, cioè sono bene o male la dinamica della vettura e in qualche maniera, poi soprattutto se si parla di quell'epoca, le simulazioni di dinamica erano un po' difficili da fare al calcolatore, quindi l'elemento che guidava tutto quanto era poi il parere del calcolatore. Quindi era fondamentale, vuol dire, nello sviluppo? No, siccome non ho sentito nominare niente, con tutto quello che è stato scritto, la nostra carta è stata buttata. No, eh? No, sai, noi abbiamo i magnifici sette, nei nostri uffici, officine, ci sono i magnifici sette, per cui il Guido è uno di quelli. Guarda, il Guido, ma era una categoria di gente incredibile, cioè il Guido, quando ormai non era più operativo, ma faceva il consulente, no? L'avevo portato a Balocco, noi stavamo sviluppando la tema con la... quella grossa lì, come si chiama? La tesis, quel barcone lì, stavamo sviluppando quello, che ne vedi tante in giro, stavamo sviluppando quella. E con Fugazza era il capo progetto, no? E gli diciamo: Guido, per cortesia, ce la guidi un attimo? E lui era venuto lì a fare in giretto, poi parlava in lombardo, era meraviglioso Guido, cioè... E era salito su, sai, tutto così, fammi vedere, ma parlava sempre in milanese. Ha fatto due giri di Balocco, è uscito, gli ha fatto un elenco a Fugazza di problemi, così, che Fugazza è rimasto proprio ghiacciato, perché erano tutti i problemi che loro, dopo mesi di studio, erano arrivati a capire che avevano ancora. Guido, dopo due giri di Balocco, aveva già fatto elencato tutti i problemi. Questa è una cosa che me la porterò sempre dentro, un grande. Quindi è una figura importante il collaudatore. Direi, al di là dello sviluppo, il collaudatore è importante nella fase di impostazione della vettura. Quando il primo prototipo va in strada, direi, adesso ci sono dei metodi di simulazione che consentono di ottenere dei commenti o dei pareri o delle valutazioni abbastanza precise, ma una volta direi la sensazione della vettura la dava il collaudatore, era difficile progettare la sensazione su un disegno,
questo qui invece era tipico di quello che facevano i collaudatori. No, perché ogni tanto si faceva anche il riassunto, ognuno esprimeva le proprie opinioni, poi ogni tanto si faceva il riassunto. Visto che l'ingegnere ha nominato i Magnifici Sette, mi permetto di dire, ma senza cattiveria, c'erano collaudatori e demolitori e di conseguenza in quei set lì, perché è stato un caso quella fotografia lì, no? Due o tre erano più demolitori che collaudatori. Vabbè, come Nanni Galli rispetto a... Nanni Galli distruggeva le macchine da corsa, sì, Merzario invece era uno che le rispettava, perché la macchina era da portare all'estremo, ma non distruggerla, ma non scassarla, non scassarla, perché sennò è facile scassarla. È facile, E poi dopo la colpa è sempre del Calimero, cioè, sì, perché no, ma il materiale qui, la gomma, la colpa era sempre degli altri. Bravo. Guarda, i veri collaudatori non sono quelli che vanno forte, sono quelli che riescono, andando nelle condizioni normali della vettura, a capire quali sono i punti di forza e di debolezza. Ci sono i veri collaudatori, poi ci sono quelli che vanno a correre, è un altro film. I collaudatori sono quelli che riescono ad avere del giudizio della vettura facendo la guida che facciamo tutti i giorni noi, perché poi andare a 3G in curva non serve a nessuno. Andrea. Ustia l'Andrea. Allora, visto che qua noi staremo fino a mezzanotte, visto le persone che ci sono, ne approfittiamo. Quindi è per tutte e tre, anzi per tutti e quattro. L'ingegnere Oliveri prima mi ha anticipato riguardo al motore diesel. Siccome in rete comunque è diffuso il parere che non si è poi fatto il boxer diesel sulla 33 per accordi commerciali con la VM, perché poi la 33 è stata dotata del 3 cilindri, che non ha avuto questa grande fortuna, non era assolutamente all'altezza di Alfa Romeo, della vettura che era la 33. Volevo capire da voi esattamente come è andata quell'avventura lì di montare, siccome il turbo diesel andava di voga in quel periodo, e il perché non è stato poi alla fine montato e progettato, comunque portato a fine il boxer turbo diesel. Io quello non ho conoscenza, tu non l'avevi seguito come piattaforma. Secondo me un diesel e benzina o vengono pensati fin dall'inizio in maniera poi da essere sviluppati su una piattaforma unica o altrimenti è impossibile. Quindi il boxer era nato con un'impostazione da vettura, da motore benzina, trasformarlo in diesel sarebbe stato costretto, bisognava rifare tutto quanto, non era un adattamento di un motore benzina, di un motore diesel su un motore benzina. I migliori motori diesel sono quelli che sono stati pensati nel momento della partenza, sono stati pensati come versione di una... Ma infatti è rimasto un motore unico che abbiamo in custodia, però non ha mai avuto sviluppi, effettivamente. Non te lo so dire, Andrea. Poi ci giocano anche fattori strategici di aziende che partecipano di qua, di là, di su, di giù. Quindi c'è molto gioco anche industriale e politico dietro nel fare le macchine e i motori. Però è chiaro che quello che dice l'ingegnere è più che vero, insomma. Magari avessi dovuto investire molto di più e non ti ritornava. È un suggerimento per il backstage del 2024. Bravo. Cioè, avevi poi avevi la VM che era comunque del gruppo IRI, poi è diventata anche Alfa Romeo, per cui di fatto... Dal punto di vista comunque della 33 prototipo e la 33, la nostra 33, berlina o Sportwagon comunque, il motore forse in un certo senso può essere quello che si avvicina di più, nel senso che la 33 che montava il 12 cilindri boxer è un 1300, è un 4 cilindri boxer, però è sempre un boxer. Quindi forse il collegamento forte con la 33 può dipendere anche dal fatto di avere un motore con una conformazione, pur essendo di cilindrata e di diversa, ma comunque simile. Ma sicuramente chi ha progettato il 4 cilindri piatto dell'Alfa Sud della 33 aveva una competenza sui motori che era all'epoca più unica che rara. No, quindi sicuramente sarà venuta da qualche altra applicazione. Ci sono altre domande?
Bene, allora diciamo che abbiamo soddisfatto le aspettative del nostro pubblico, mi auguro. Grazie ancora a tutti, grazie ai nostri relatori e grazie a voi.